Allora, buonasera innanzitutto, perché l'educazione è la prima cosa. Noi ci chiamiamo, io Gianfranco Berardi, Gabriella Casolari. e siamo i padroni e fondatori della compagnia Berardi. Casolari. Benissimo, e fin qua, tutto a Tutto posto. Che a posto. cos'è che va fuori dal coro? Allora, noi nel 2013, maggio 2013, abbiamo fatto questo spettacolo che si chiama, abbiamo scritto io e Gabriella Casolari insieme, abbiamo pensato a due cuori e due teste, ma scritto a quattro mani, questo spettacolo che si chiama In fondo agli occhi. Perché? Perché volevamo, noi tre motivi abbiamo sempre, cosa dire, come dirlo e perché. Io vi dico il perché, gli altri due ve li dice lei. Perché volevamo fare qualcosa che fosse forte, provocatorio, rivelatore, ma soprattutto necessario a noi stessi in prima persona. Quindi volevamo raccontarci e scoprire qualcosa e facendolo, scoprire qualcosa in più di noi, della nostra vita, del nostro rapporto fra di noi stessi come persone, come artisti, perché io sono un attore, autore, lei attrice, ve lo dice poi lei, regista, Famosa regista, attrice e certo. disegnatrice luce anche. Bellissimo. Eh sì, ma è più vecchia di me per questa, più esperienza, ce l'ho, quattro mestieri lei, due io. E volevamo raccontare noi come ci sentiamo, come viviamo in questo paese, in questo momento storico. Abbiamo fatto però un gioco che non, per far sì che non fosse autobiografico, ma non autoreferenziale. E abbiamo iniziato un gioco in giro per l'Italia, da Sanremo fino a Reggio Calabria, più o meno, cercando di capire le persone in che stato si sentono di stare, in che stato, non solo inteso come stato come nazione, ma anche stato come che condizione. Vi dico che le parole più diffuse sono state precarietà, instabilità e buio, che sono le condizioni di un cieco che vaga e assenza di prospettiva, sono le condizioni di chi cammina senza vedere dove va, senza sapere dove mette i piedi, dove un piccolo scalino ti può sembrare un dirupo senza fine, è il contrario, puoi camminare sull'orlo di un burrone senza sapere a che cosa vai incontro, ma esserne felice. Così viviamo in questo paese, in questo momento, e allora abbiamo detto, perché non raccontiamo qualcosa relativa a noi e attraverso le parole del paese, della gente, delle testimonianze, degli incontri che facciamo, e viceversa, raccontiamo i loro racconti attraverso la nostra esperienza, attraverso noi proprio, quello che di noi personalmente, di Gianfranco, di Gabriella, risuona, rispecchia e si rivede nel paese. Come dire, uniamo l'autobiografica all'universale. La cecità è un filtro importante, sia come metafora della condizione in cui questo paese sta, sia come malattia fisica la condizione in cui vivo, ma è raccontata a quattro occhi. Prima ho detto in un'intervista a una giornalista, gli occhi di un cieco sono sempre quattro. Lei mi ha detto come? Eh sì, sono i suoi che non vedono, e ci sono quelli di chi se ne prende cura, perché un cieco vede con quattro occhi sempre. Ecco perché il luogo comune di voi vedete meglio, sì, perché ci sono due teste, due cuori, due bocche, quattro orecchie e quattro occhi. Questa non l'ho mai sentita. Mi È nuova. è venuta oggi perché penso sempre qualcosa per poterla stupire, per non ripetere. Ma è vero, perché il fenomeno del cieco che riesce a fare delle capriole, delle piroette, essere provocatore, ironico, autoironico, il disabile in generale, che riesce a rapportarsi con la propria malattia, la propria disabilità, a volte con grande tolleranza, nel migliore dei casi con ironia e autoironia, per cercare di utilizzare quella crisi come un'opportunità oltre che come un dolore, passato il dolore come un'occasione per rivalutare ciò che è veramente essenziale, ciò che è importante per me, per la mia vita. E quindi con questa cosa qua, con la parola crisi, fra l'altro in cinese crisi è l'unione di due ideogrammi, dolore e occasione. Alla fine col passato il dolore rimane l'opportunità per rivedere il mondo com'è. E noi l'abbiamo fatta con quattro occhi, perché così gli occhi di un cieco sono quattro, i grandi colpi spettacolari, perché sono gli occhi di chi vede dentro, però è costretto ad avere l'altro, senza il quale non può vedere il fuori, e senza far questo dove andiamo? Chiunque noi siamo, abili, disabili, incapaci, inetti, supereroi, chiunque ha bisogno.
Io credo che uno dei momenti più difficili del vostro spettacolo è quando chiedete ai vostri spettatori di, mi sembra all'inizio di aver letto, che se la prendano con te. Ecco. Ah sì, 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 credo che tra l'altro le persone insultarti. Credo che tra l'altro coloro che vengono a vedere il vostro spettacolo siano già delle persone che proprio non vorrebbero, ecco, deve essere un po' una devono, perché quando impari a fare qualcosa che non vuoi e impari a farlo per gusto, poi dopo sei pronto a tutto. Allora, come, cioè, il problema è uno, che noi abbiamo trovato tantissima umanità intervistando le persone in giro per la nazione, però l'umanità non è solo, come dicevamo prima, che uno oggi sta male, al lavoro non può chiamare per dire sto male o prendo ferie. Perché? Perché l'umanità non è solo quella che è, questa sia la cecità, guardandoti dentro, te lo insegna, quando cerchi le risposte, le dinamiche di fuori, dentro di te, e sia il teatro, quando stai guardando come lavorano le persone e dici c'è qualcosa che non funziona, perché? Perché la dinamica non è autentica, cioè l'umanità non è solo ciò che è bello, buono e bravo, per crescere devi dire dove sta la cacca, cioè dove stanno i limiti, le debolezze, ciò che è stronzo, è cattivo, è geloso, è invidioso, è sporco. Anche perché se non riconosci il tuo limite, questa è un'altra che io dico sempre, se Achille avesse saputo di avere quel tallone là, se la mamma gliel'avesse detto, tanto invincibile non si sarebbe sentito. E allora almeno avrebbe combattuto con gli scarponcini. Okay. Sarebbe durato qualche... Dobbiamo andare? Sì. Signori, il tempo però è sempre tiranno, altro che la salute. Gabriella, grazie anche a te per tutto, perché credo che sia prodotto di una... di uno studio comune. Eh sì, sempre, sempre. Infatti io dico quello che lei pensa. Vi presentiamo fra 5 minuti, quindi... Dimmi, dimmi. L'ultimo saluto. Dimmi Gianfranco. Tutti ci chiedono, ma poi alla fine, dal buio, perché la gente cerca una speranza, un'uscita, un messaggio, e possibilmente vuole appunto, perché tutto quello che è sporco, è brutto, è basso, non si deve dire, sia positiva. Si esce, c'è una possibilità di uscire da questo buio? Sì. Una grande certezza che noi abbiamo dell'epoca contemporanea è la battaglia, perché un passo davanti a un altro fanno un cammino, io dico. Sì. Cioè, allora il cammino che qualcun altro ha fatto, se non sai dove andare, segui il cammino di un altro, di quello che ti piace. Cioè, le battaglie che gli altri hanno fatto, un valore, un'orma, la lasciano. E noi abbiamo il dovere, non solo di renderla ripulire, ma almeno di seguirle. Poi dopo ognuno, se trova una strada migliore, può andarci, però... Certo. Bisogna combattere per... Certo, certo. E io sono contentissimo di avervi conosciuto e penso che... Speriamo ci continueremo. Dai, vieni a vedere lo spettacolo. Va bene, venite a vedere lo spettacolo, vi conviene. Sì, sì.